Buongiorno web amici, benvenuti all'altro video del calendario. Oggi unboxing e recensione di un monopattino. Non moto come vedete qua, scooter, ma bensì un monopattino. Prima cosa che mi raccomando di mettere il casco. So che è banale, ma ci può salvare alle volte la vita. Basta anche un semplice casco da bicicletta, quindi leggero, senza troppi impegni, e alle volte può davvero salvarci. Ok, andiamo a vedere questo monopattino, che è un po' particolare, ha qualche cosa in più rispetto a uno classico normale, di una ditta che vi metto il link in descrizione, dove potete andare a vedere dove ci sono altri prodotti. Vi do anche un coupon per uno sconto. Devo dire che ha dei prodotti veramente interessanti, di cui ne ha uno che non ve lo dico perché gli ho chiesto se me lo spediscono, perché lo voglio provare, perché mi piace un sacco. Ma tutto questo, oggi parliamo del monopattino, quindi andiamo a vedere questo monopattino, perché è abbastanza veloce e anche un bel po' di autonomia. Andiamo a vederlo. A casa vostra verrà consegnato così come lo vedete qua, come dicevo, a Ovo, che è la ditta dove li produce, e quello dicevo, metto il link in descrizione, potete ovviamente comprare dal sito, e devo dire che in pochi giorni, ma veramente in pochi giorni arriva, proprio tipo 2-3 neanche, quindi è arrivato. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Ok, tiriamo fuori le protezioni per non farlo rovinare. Qua ne abbiamo un altro. Opla. Ma non importa, prendiamo un adattatore e ora tiriamo fuori il nostro. Ok, con uno scatto via. Perfetto. Benissimo amici, eccolo qui. Beh, devo dire, carino, allora butto via le forbici. Cominciamo a tagliare questa fascetta e poi vediamo cosa c'è all'interno dello scatolone. Ok, voilà. Allora, cominciamo agganciando. Si aggancia tirando su semplicemente questo e agganciarlo lì. Bene. E andiamo a mettere anche il nostro manubrio. Intanto mettiamo il cavalettino che vedete qua. Infiliamo il nostro filo all'interno, ovviamente cercando di non pizzicarlo senza far danni. Ho schiacciato per facendo senza farlo apposta lì. Ok, qua ci sono le viti da mettere, quindi abbiamo due viti da mettere. Adesso le mettiamo, togliamo questo. Ok, andiamo il campanello, l'acceleratore e il freno. Ok, mettiamo subito le viti che troviamo nella nostra confezione con il manualino. Diciamo che da montare è abbastanza semplice, quindi non diventiamo matti, è solo poi effettivamente due viti da inserire, due, massimo quattro viti da inserire. Danno già anche, vedete, il cacciavite, c'è proprio tutto, quindi tempo 5 minuti neanche, abbiamo il nostro bel monopattino pronto per fuggire via dalla città o da dove ci troviamo. Ok, guardavo, controllavo come l'ho fatto, devo dire carino, motore, ruota anteriore come vedete qua, freno a disco, ovviamente a filo ma a disco. Ok, e la funzionalità di questo dice che oltretutto ha la fermata, tipo assistita. Adesso qui andiamo bene nel dettaglio a vedere. Ha quindi due viti davanti e due viti dietro, poi ve lo faccio vedere bene bene da vicino. Ok, quattro viti per sicurezza, benissimo. Dobbiamo solo poi ovviamente mettere in direzione giusta
la ruota con il nostro manubrio. Ok ragazzi, cerchiamo di mettere dritto il manubrio con la ruota, basterà svitare questa vite, dopodiché una volta messa dritta, perfetto, ok, controlliamo, perfetto, è dritta. Ok, togliamo via questo, campanellino, siamo a posto, frenata, devo dire che frena anche bene. Allora, vediamo un po', accensione, quindi schiacciamo qua e abbiamo ovviamente tre modalità, ecco, Dynamic e Sport. Ecco qua, questo è in Sport e segna 30 all'ora. Vediamo in Eco, siamo sui 20. Vediamo in Dynamic 25, quindi abbiamo 20 in Eco, 25 in Dynamic e 30 in Sport. Bene, allora devo dire che non è male, mi piace come è fatto. Qui abbiamo il punto della ricarica, adesso andiamo a vedere. Ok, una volta messe le quattro viti siamo in sicurezza con il nostro manubrio. Vediamo che ha una bella pedana, quindi adesso poggio sul cavalletto, devo dire che con due piedi ci stiamo veramente tranquillamente e ne abbiamo più che mai. Molto bene, adesso poi lo vediamo da vicino, ma andiamo ancora a aprirci la scatola e vediamo cosa c'è all'interno. Ovviamente ci sarà il nostro trasformatore che ha anche la presa italiana, vedete? Quindi ci danno, oltre a quella lì, che non è nostra europea, ci danno anche quella italiana. Quindi potremmo tranquillamente collegare il nostro monopattino, caricarlo dove vogliamo. Sarà sufficiente, come vedete, questo gommino di questo qua, e mettiamo il nostro spinotto e carichiamo. Doppio clic, si accende o si spegne la luce. Lo vediamo, lo vedete qui. Oltre alla luce, che devo dire anche bella 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 luminosa, vedete che anche qua sotto, guardate un po', vedete, c'è la luce che ci fa vedere la notte, e se freniamo lampeggia. Quindi adesso c'è anche la plastica da togliere, quindi la togliamo così si vede anche meglio. Ecco, guardate un po', così bella luminosa, quando freniamo lampeggia. Devo dire che è veramente completo e non abbiamo paura neanche alla notte. È leggero, quindi possiamo tranquillamente sollevarlo a mano, portarcelo dietro tranquillamente, come vedete qua, così, ok? Basterà aprire questo gancio che abbiamo qui, voilà, e una volta lo possiamo mettere tranquillamente agganciato, eccolo qua, alla nostra mollettina, vedete? Quindi andiamo ad agganciare questa mollettina che vedete qua, serve per agganciarlo, eccolo qua, in modo che non si sbattacchia da qualsiasi parte. Molto semplice, tiriamo su e riagganciamo. Devo dire che molto semplice e molto pratico. Ok, cosa interessante, abbiamo il nostro manuale dove ci dà tutte le funzioni, ok, ma la cosa bella è che abbiamo anche l'app dal telefonino dove noi possiamo controllare parecchie cose. Quindi possiamo bloccarlo, le luci, il cruise control, nel senso possiamo regolare l'acceleratore, il livello della velocità, le informazioni dello schermo, cioè ne ha tantissime ragazzi, ne ha veramente tante, è fatto veramente veramente bene. Quindi possiamo scaricarcela col QR code e col telefonino cambiare i parametri, almeno una parte dei parametri, ma devo dire che è fatto bene, devo dire veramente bene.
qua ci dà anche le istruzioni, come vi ho spiegato prima, per il montaggio. Loro si assicurano anche di mettere, oltre al casco, anche, vedete, per le ginocchia e magari anche per i gomiti. Qua poi vedete solo le ginocchia. Comunque, se non volete mettere quelle delle ginocchia, magari però il casco, mi raccomando ragazzi, anche da bicicletta mettetelo, che è importante. Farsi male ci va veramente veramente poco. Motore sulla ruota anteriore, come dicevo prima, da 350 watt, quindi già una bella potenza, non male. Fa i 30 km orari, lo danno per 30 km orari, con un'autonomia di 30 km, ok? Ricarica ci mette dai 3,5 a 5 ore, 5 e mezzo la ricarica, dipende ovviamente dalla percentuale. Diciamo che caricarlo da 0 al 100% ci mettiamo 5 ore con questo alimentatore qua, che possiamo cambiare un domani se volete, perché è solamente un 2 ampere. Ne mettiamo già uno da 4, dimezziamo la tempistica e ovviamente si può fare, se no mi chiedete a me. Ok, perfetto, quindi facciamo un piccolo giro, mi metto il casco, andiamo per strada con la GoPro, magari tengo in mano, tanto per farvi vedere anche il display e il resto, e vediamo un po' come si comporta sulla strada. Ok, via. Sono pronto, tra un casino e l'altro di scatoloni parto e vediamo come si comporta. GoPro, intanto vi faccio il display, vediamo anche di giorno se si vede bene. Come vi spiegavo prima, questa è la molletta, vedete, questo è l'acceleratore, basta schiacciare qua. Questo è il display, come si presenta. Siamo in D, schiacciando una volta spostiamo, vedete, S, ecco. Se schiacciamo due volte ci accende la luce, difatti vedete che la luce è accesa. È accesa anche dietro, e se freniamo ecco qua, vedete che lampeggia. Ah, in cavalletto, come vi dicevo, e abbiamo qua la ricarica. Abbiamo anche dei caricafrangenti sia di qua che davanti che dietro. Ecco come si presenta col caricatore collegato, e se vediamo il display vediamo anche le tacche della ricarica. Queste tacche le vediamo anche quando il caricatore non è collegato, per dirci quanta autonomia abbiamo. Ok ragazzi, lascio la telecamera così che registra, intanto vado fino al fondo, faccio un pezzettino e torno indietro, vediamo un po' come va. Non riesco a tenere la GoPro perché bisogna tenere due mani e monopattino, che se no si rischia di cadere. Allora, la velocità arriva a 30 km orari, quindi è confermata, e basta a toccare leggermente la leva del freno per attivare già la frenata regenerativa, quindi già riusciamo a frenare un po' così. Nel momento che necessita frenare di più, ovviamente freniamo e andiamo a azionare il disco. Un'altra funzione: quando siamo a velocità massima sentiremo un beep, basterà lasciare l'acceleratore e terrà la velocità costante senza stare a premere. Per disattivarlo o freniamo o rischiacciamo di nuovo l'acceleratore. Ok ragazzi, per questo video è tutto, vi lascio come vi dicevo prima il link con l'acquisto e il coupon per questo monopattino e altri prodotti. Ci vediamo al prossimo video da Gradiendario. Ciao ciao, mi raccomando, casco in testa.